una curiosità. Sì. Abbiamo visto che anche in Verga ci sono delle inquadrature assolutamente non banali, cioè dei tagli molto interessanti. Penso che questo, come negli altri, facesse parte più di una cultura personale che di una scuola. Mentre sotto l'aspetto tecnico, erano tutti autodidatti questi scrittori fotografi o viceversa avevano, come dire, imparato... Premetto che l'emozione di parlare qui non era tanto per il fatto di parlare quanto di confrontarmi con un pubblico competente di fotografia come io, forse non lo sono altrettanto. Allora, sicuramente le soluzioni che avete visto di Verga di queste foto sono molto originali. È anche vero che ho dovuto fare un lavoro di selezione perché altre immagini non sono all'altezza di queste. Dico che complessivamente il risultato delle immagini fotografiche di Verga è sicuramente inferiore rispetto a quello di Capuana e di De Roberto e anche di Giuseppe Primoli. Abbiamo fatto questi confronti qui. Poi sì, assolutamente si tratta di autodidatti, anche se c'è da dire che diciamo che il vero autodidatta è Capuana, gli altri seguono a traino. Per esempio la formula che Verga adopera per il fissaggio delle sue fotografie è una formula che egli adotta da Capuana, cioè Capuana che gli scrive la formula e che lui segue pedissequamente. Però c'è sicuramente questo, anche in Verga c'è questa componente. Cioè, come dire, anche lui smanetta molto con gli aggeggi fotografici. Lui per esempio sicuramente ha sviluppato anche lui le sue fotografie, quindi non si appoggiava a uno studio fotografico, però diciamo che nella fase di sviluppo non interveniva nella fase di ritocco, nel miglioramento dell'immagine come faceva Capuana, sviluppava semplicemente la fotografia. E già lì aveva qualche problema perché qualche fotografia veniva bruciata proprio perché non era bravissimo in questo aspetto. Mi viene da dire quasi, insomma, che questi scrittori siano veramente dei nativi analogici per quel tempo. Insomma, vorrei fare un confronto, per esempio oggi noi chiamiamo nativi digitali i ragazzini che utilizzano lo smartphone, no? Ma in realtà non sono nativi digitali, premono soltanto dei bottoni, c'è soltanto un addestramento, diciamo così. Ecco. Quello che fanno gli scrittori siciliani non è semplicemente premere un bottone, ecco. C'è dietro tutta una sperimentazione, ecco. Per questo li chiamerei nativi analogici, perché hanno imparato smontando e rimontando, provando e riprovando le diverse soluzioni tecniche delle loro immagini. Anche se è vero che le condizioni in cui avveniva questo esercizio fotografico a quel tempo imponeva a tutti i fotografi questa sorta di sperimentalismo. Spero di essermi accaduto bene con la risposta. Oltretutto avranno avuto sicuramente delle fotocamere ingombranti. Non è che avranno potuto utilizzare delle telecamere portatili, chiamiamole così, per cui la difficoltà è doppia. Intanto avranno sempre dovuto usare un cavalletto. Sì. E quindi è molto complicata la cosa, per cui è ancora maggior merito di risultato. Sì, sicuramente utilizzavano il cavalletto soprattutto per i ritratti, però ci sono alcune immagini di Verga quando utilizza la Eastman Kodak dove addirittura con risultati così, diciamo, addirittura tenta di fermare un'immagine durante il tragitto di un treno, cosa che non gli riesce particolarmente bene. Però, come dire, la Kodak permetteva questo salto, appunto, di un utilizzo più libero
della macchina fotografica rispetto ai modelli precedenti. Lui ha iniziato con una vecchia ingombrante macchina fotografica ereditata dallo zio, il quale era pure amante di spiritismo, e con cui Verga diceva che con quella macchina fotografica suo zio aveva congelato più di uno spettro. Quindi lo spiritismo è ancora una cosa che ritorna in questi anni ed è molto legata all'evoluzione della fotografia, diciamo che è un aspetto dell'evoluzione tecnica e sperimentale della fotografia. Sì, anche se sembra un po', come dire, in contrasto, cioè con l'ispirazione verista di questi scrittori, poi lo spiritismo, e quindi anche poi, come dire, queste fotografie che non erano certo veriste nella sostanza, ma probabilmente si univano, come dire, sensibilità, aspetti culturali diversi che le facevano comunque convivere, ecco. Ma io, insomma, forse la fotografia degli spiriti sembra una cosa in contraddizione, ma potrebbe essere anche una naturale evoluzione del pensiero positivista. Cioè la scienza è in grado di spiegare tutto, e allora nulla mi vieta che con la scienza posso anche inquadrare l'invisibile, posso anche tentare di congelare un'entità extracorporea, ectoplasmatica. Capuana ci credeva nello spiritismo, non era una falsificazione la sua. Insomma, non lo so cosa, magari quell'alone gli è venuto per sbaglio e creduto che fosse uno spettro, oppure lo ha accentuato nella fase di sviluppo, però per quello che ho studiato e per l'idea che mi sono fatto, appunto, non positivismo e spiritismo sono tutt'altro che in contraddizione. Secondo me lo spiritismo è il pensiero positivista applicato allo studio di quello che c'è oltre la realtà. Tenete conto che sono poi gli anni in cui si scoprono i raggi X, quindi questi raggi invisibili che comunque agiscono, e quindi si pensava che oltre la realtà fisica ci fosse una realtà immateriale. Lui lo chiama, Capuano lo chiama fluido spiritico, il perispirito, per cui dopo la nostra morte è questa l'essenza che vive di noi sulla terra, che rimane sulla terra, il perispirito, che è invisibile all'occhio umano, ma può essere, secondo lui, congelata in una lastra fotografica. Quindi, come dire, questi, che poi, cioè, Capuana era un amatore dello spiritismo, ma ci furono anche scienziati rinomati a livello internazionale che assolutamente credevano nella teoria spiritista. Quindi era, come dire, c'era anche un certo dibattito scientifico all'epoca, che per esempio non toccava Verga era sicuramente molto più materialista da questo punto di vista, e rimproverava, una volta scritto a Verga: ho visto troppi tavolini ballare a casa mia, era lo zio che faceva sedute spiritiche, per credere a queste cose dello spiritismo, insomma. Una curiosità, sono state fatte mostre in cui sono state esposte le fotografie? Sì, sono state fatte parecchie mostre, perché questa scoperta risale intorno agli anni 70 del Novecento. Il fatto è che, diciamo così, non c'è queste fotografie sono state sempre in mano a privati, quindi mi scuso anche per esempio per la scarsa qualità delle immagini, però mancano delle riproduzioni veramente di alta qualità, perché i negativi sono stati poi sviluppati dalla 3M, però sul sito della 3M ci sono soltanto immagini, quelle che avete visto, che sono a bassa risoluzione. Le mostre sono state fatte, però sempre, diciamo così, con una cura poco filologica, ecco, ci si è basati più sull'immagine che sul valore complessivo dell'esperienza, piuttosto che sul dettaglio, sulla precisa catalogazione dell'immagine,
è lo studio specifico. Ecco. Effettivamente sarebbe un lavoro da fare adesso, questo che l'archivio fotografico di Verga è in mano pubblica, si può tentare di fare un discorso filologico, magari ricorrendo al vostro contributo, se siete disponibili. Non ci sono altre domande? No? Allora ringraziamo sia... Ops. Giorgio, ci sei? Vediamo di ritornare anche. Scusami che ti rubo questo secondo. Ok. Di questi scrittori e fotografi, risulta che qualcuno avesse magari anche si fosse cimentato nel trasporre l'idea verista dalla letteratura alla fotografia e poi anche alla pittura? Allora, cioè, se ho capito bene, se questi scrittori si sono proposti di trasporre l'esperienza fotografica all'interno della letteratura. Sì, l'esperienza fotografica però con questa ottica verista che proveniva dalla loro, diciamo così, formazione letteraria. Ecco. Allora, io avrei dedicato la seconda parte proprio a questo aspetto. Posso dire, visto che ho l'occasione, posso dire che sicuramente i contatti tra esperienza fotografica e letteratura ci sono stati. Però questi contatti non avvengono a un livello esplicito, perché la fotografia la praticavano come hobby e non riconoscevano a essa un vero e proprio statuto estetico, ecco. era ancora in formazione, anzi la fotografia metteva in crisi, diciamo così, l'idea di arte come era concepita a quel tempo. Gli scrittori veristi, per quanto sono degli scrittori sperimentali, d'avanguardia, se vogliamo chiamarli così, sono degli scrittori ancorati a una certa idea di arte, che è quella tipica ottocentesca, che nasce nel romanticismo, quindi l'opera d'arte è visto come dominio assoluto della forma, dove si rispecchia l'intenzionalità dell'autore in pieno. Invece un'immagine fotografica perché mette in discussione questi principi? Perché un'immagine fotografica spesso è senza la firma dell'autore, quindi mette in crisi il concetto di autorialità, di impronta. E in secondo luogo, come abbiamo visto, l'operatore fotografico, quando inquadra la sua porzione di realtà, non controlla tutti gli elementi della visione, c'è sempre una parte della visione che soggiace all'aleatorio, al congiunturale, e questa cosa è inconcepibile per uno scrittore che crede invece che crede appunto nel culto della forma, in cui l'artista controlla tutti gli aspetti della creazione, tutti gli aspetti della creazione concorrono al messaggio, al risultato finale. Diciamo che il verismo appartiene ancora a una concezione dell'arte come forma, e la fotografia invece apre una nuova concezione dell'arte che io chiamo informe, cioè in cui si mettono in crisi i concetti di autorialità, di impronta, di intenzionalità dell'immagine, e che poi determina anche tutto il filone dell'arte contemporanea da Duchamp in poi, che mettono in crisi appunto questi elementi tipici della forma artistica. Ecco. Quindi vi ringraziamo Giuseppe Sorbello. Grazie a voi, grazie a voi per l'attenzione. Appena potrà passare al museo a trovarci e a vedere anche la nostra collezione di apparecchiature e di processi antichi. E noi ci vediamo la settimana prossima alle ore 17, abbiamo un incontro con l'autore, incontriamo un nostro socio che è Mario Prosdocimo,
che ci mostrerà i suoi lavori, e poi per chi si è iscritto alla cena ci sarà la cena sociale un po' prima di Natale del museo. Quindi ci vediamo sabato prossimo. Buona fine settimana!